benvenuti a un'altra puntata di Mamma Mia che settimana sulla 7D. Oggi è giovedì 12 di aprile e allora il tema di apertura di quest'oggi è un tema artistico, direi creativo, nel senso, cosa fanno i bambini ancora prima di saper parlare? Alcuni bambini, non è poi detto che tutti debbano per forza prendere questi benedetti colori in mano, ecco, però ci sono alcuni bambini che ancora prima di parlare o subito dopo o mentre, nel mentre, iniziano a disegnare, perché il disegno è, tra le varie forme non verbali, può essere un modo di comunicare, un modo per farci sapere quali sono anche forse i loro stati d'animo. E allora ci siamo chiesti, forse ci sono anche dei risvolti psicologici, emotivi, cioè noi sappiamo, tra virgolette, interpretare, adesso senza andare a caricare di psicologia retroattiva, di etrologia allucinante di un bambino di un anno e mezzo, che forse sarebbe anche eccessivo, però effettivamente potrebbe anche essere un loro modo per farci sapere qualcosa che passa nella loro mente che non sono in grado di raccontarci con le parole. Allora, ne parliamo con Ludovica Iesu, che saluto, che è psicoterapeuta. Allora, Ludovica, molte di noi mamme tengono sotto vetro il primo scarabocchio di nostra figlia o di nostro figlio. Perché? Allora, fondamentalmente una cosa importante da dire è che il bambino scarabocchiando, disegnando, comunica. Quindi il disegno è comunicazione. Ora, c'è da distinguere il primo scarabocchio dal primo disegno. Perché il primo scarabocchio altro non è che la prima rappresentazione grafica che il bambino fa, a cui il bambino attribuisce un significato. Il disegno invece è qualcosa di più compiuto, a cui anche un adulto può attribuire, diciamo, la comunicabilità sullo stesso oggetto può essere diversa. Quindi diciamo subito più o meno, se è possibile, da che età finiscono, certo, gli scarabocchi e iniziano i disegni con una forma, con un senso, con una... Allora, diciamo che dai 2 anni compaiono i primi scarabocchi sotto forma di spirale, poi si va verso la figura del cerchio e dai 3 anni di età appare l'omino cefalopode, cioè il bambino inizia a prefigurare la figura umana, testa, gambe, quindi dai 3 anni, diciamo 3 anni e mezzo, poi dipende dagli stimoli che ha il bambino, dal contesto in cui vive, da insomma una serie di variabili, il bambino è in grado di produrre un disegno. Cosa vuol dire produrre un disegno? Anche dare un significato, perché il bambino disegnando ci comunica qualcosa. Capita per esempio che lo scarabocchio, a volte noi lo guardiamo e per noi non ha alcun significato, il bambino però dice: mamma, io ho disegnato il sole. Quindi il bambino attribuisce un valore significativo a quel disegno e l'adulto deve cercare di capirlo. Invece il disegno vero e proprio noi lo possiamo trovare più o meno dopo i 6 anni, quando viene acquisita l'immagine corporea, lo schema, certo, dell'immagine corporea. Ecco, ma tu hai detto prima si comincia con la spirale, se invece fossero delle linee, cioè, perché so che c'è differenza, no, adesso è proprio poco di interesse personale, però c'è differenza tra un bambino che disegna cerchi e uno che disegna righe a livello psicologico o no? Ma no, quello dipende dal... Allora, inizialmente il bambino ha una energia, una carica energetica importante e un basso controllo motorio, per cui quello che produce nel disegno in realtà è una sorta di esercizio, per cui diciamo che poi si tende verso figure più tondeggianti, però non è necessariamente indicatore di un disagio, di un problema disegnare linee piuttosto che cerchi. Okay, inizialmente, quindi non mando ancora mia figlia dallo psicologo. Allora, no. Invece che differenza c'è tra i disegni fatti a casa e quelli fatti a scuola magari sotto invito dell'insegnante? Questo attiene appunto alla motivazione che il bambino ha a disegnare, perché quando un bambino è libero di disegnare, produce, proietta direttamente, trasferisce dall'interno all'esterno. Ovviamente il disegno invece a richiesta implica un'aspettativa, quindi il bambino sa che qualcuno si aspetta da lui determinate cose e c'è anche l'aspetto di compiacenza rispetto a chi gli chiede di produrre, quindi bisogna sempre capire chi glielo chiede, se glielo chiede l'insegnante, per esempio a scuola c'è un confronto con i coetanei, se è la mamma a chiederglielo, se è il papà, se è il fratellino o la sorella maggiore, per esempio. E allora come si leggono e come si interpretano questi bambini? Ci sono questi disegni, ci sono delle figure o dei colori attraverso i quali voi potete capire lo stato d'animo e soprattutto quello che non è detto? Sì, allora innanzitutto il disegno è emozione, attraverso l'utilizzo del colore il bambino proietta le proprie emozioni, quindi i colori diciamo che dovrebbero destare preoccupazione sono in assoluto il nero, come penso sia chiaro a tutti, perché è il colore del lutto,
un colore comunque scuro, e anche però il bianco, perché il bianco è la somma di tutti i colori e quindi non è nessun colore, quindi potrebbe segnalare un momento di chiusura del bambino, un momento di stallo. Quindi i bambini che non colorano o che utilizzano il bianco o il nero in maniera eccessiva ci potrebbero far pensare a dei segnali di disagio, però va sempre contestualizzato e visto rispetto al contesto del bambino. E invece se a un bambino non piace disegnare tout court, cosa vuol dire? Allora, a un bambino non piace disegnare tout court, bisogna capire in questo caso anche la componente sociale del non mi piace disegnare tout court, perché ci sono bambini che magari iniziano, sperimentano con i primi scarabocchi o disegni e non vengono magari gratificati come vorrebbero. Da lì nasce magari l'idea che loro non sanno disegnare e da lì poi nasce il non mi piace disegnare. Oppure potrebbe esserci anche un'altra spiegazione, che ci sono dei bambini che preferiscono utilizzare un canale comunicativo diretto, parlare con il genitore piuttosto che disegnare. Poi bisogna sempre, io vi fornisco degli indicatori, non posso dire oggettivamente. Certo, chiaro. Questo. E se altri indicatori, quali possono essere allora, al di là dei colori, invece gli oggetti che possono simboleggiare, potrebbero simboleggiare disagio? Allora sicuramente le rappresentazioni. Se pensiamo alla figura umana, le parti mancanti. Per esempio, un bambino che disegna una figura umana senza testa dovrebbe essere un segnale importante di disagio, oppure senza i lineamenti del viso, perché i lineamenti del viso attengono all'area dell'affettività, della comunicazione sociale, o ancora senza mani, senza braccia o senza piedi, per esempio, è una ricerca all'ancoraggio alla realtà, al poter avere radici. Quindi le parti mancanti, per esempio, del corpo sono un indicatore importante. Va bene, e altre rappresentazioni, che ne so, no, nella casa, negli altri? Per esempio, qui stiamo già entrando nello specifico dei reattivi psicologici, quindi il test dell'albero, il test della famiglia, il test della casa. Per esempio, prendiamo la casa. La casa rappresenta un contenitore e simboleggia i legami familiari che il bambino instaura. Allora, all'interno della casa, noi un segnale, per esempio, importante è il comignolo, che non fuma, da cui non esce il fumo. Quello è un segnale di un cattivo rapporto di comunicazione con i genitori. Addirittura, magari il suo bambino si è dimenticato di farlo il fumo. Potrebbe, infatti dico, siamo sempre negli indicatori, perché come dicono gli psicologi, il pensiero del pensatore, cazzo, il disegno... Si dimentica il fumo, casino, fallo, fallo, fai il fumo, se no... Ti sei dimenticato il fumo? No, quindi... ma ovviamente si fa per scherzare. Invece io so che tu hai dei disegni che le nostre mamme in mano, che le nostre mamme ti hanno portato per cercare di fare... un attimo, analizzare in maniera evidentemente appunto superficiale, perché Ludovica, lo ricordiamo, non ha visto questi bambini, quindi semplicemente attraverso i disegni delle mamme del nostro forum cercherai di dirci due cose. Quindi siete pronte, mamme? Sì, non c'è stata la se non ha fatto il fumo, sono tutti vostri, eh? Va bene, allora vai, qual è il primo? Allora, il primo disegno è di un papà. Il del papà di Zacco. Allora, Filippo Nardi. Eccoci. Allora, dici qualcosa su questo disegno. Cosa si vede su questo disegno? Questo disegno inizia con una lettera di scusa. Babbo, scusa se ti ho fatto arrabbiare. Ero nervoso per Diego. Comunque, anche se non mi fai giocare all'Xbox, non importa. Sappi che ti ho sempre voluto bene. Sempre voluto. Sei un brutto, cosa gli fai a Zac? Non mi ricordo, l'ho vietato di stare 4 ore di seguito davanti all'Xbox. Vabbè, comunque è bellissimo che i bambini scrivano le lettere col disegno ai papà e a mamma per chiedere scusa, no? Allora, qui innanzitutto abbiamo un dato oggettivo e concreto, c'è stato un diverbio, un litigio con il papà, quindi il bambino nel disegno non utilizza colori, il disegno è bianco e nero, come potete vedere, quindi comunque probabilmente il bambino è in uno stato emotivo tale per cui ha scelto, come dire, una comunicazione neutra rispetto al papà. Ma sicuramente il padre non gli aveva comprato i colori, cioè aveva quella matita lì. Grazie. Come minimo non li aveva a disposizione, secondo me. Mi sento già in colpa, non so per quale motivo, ma sento già e colpa. Poi cos'altro? Allora, nel disegno ci sono Zac e il papà avvolti dai supereroi, quindi l'area diciamo del papà sembrerebbe quella dei supereroi. C'è il sole in alto che brilla con tutti i raggi, che è il simbolo del rapporto con il paterno. Sembrerebbe un rapporto positivo, dato che il sole è ben... Dice sembrerebbe, che poi mi sento... Perché non conosco il bambino. Cioè, lei è proprio ambigua, sembrerebbe, cioè... Ovviamente, non conoscendo il bambino non si possono... Si fanno delle ipotesi, però quindi c'è il sole paterno... Sì, c'è il sole che è un elemento che attiene alla relazione genitoriale, ma in particolare con il paterno. Poi c'è il papà... Ci sono anche delle nuvole.
Sì, ci sono anche delle nuvole più spostate. Grazie, dottore. E poi? E poi la cosa interessante di questo disegno è la disposizione, cioè il bambino, avendo uno stimolo neutro, perché comunque il foglio è uno spazio psicologico, non ha utilizzato il foglio in maniera orizzontale, ma verticale, sì. E questo indica un avvicinamento appunto alla figura paterna. Quindi anche è un disegno interamente dedicato al rapporto con il papà. Quindi sommariamente si possono dire... Quindi questi... sta bene, Zach? Sì. Non posso... Ma non faccia così. Insomma, così. Cioè, perché cioè, non prende andiamo posizione? Andiamo al prossimo. Non lo conosco. Allora, Zach sta... Si direbbe, sì. Sembrerebbe, parrebbe, bene. Quindi? Diciamo che il papà è molto importante per Zach. Oh, questo lo possiamo piango. Dire, una figura di riferimento. Che poi questo lui stia bene non dire. Si sa, va bene. Andiamo avanti, poi. Siamo sui bambini. L'altro disegno è di Ale... Alice, Ale. Ale, quindi Ale. È, la figlia, è il figlio di Laura. Che già suda. Che già suda. Sì. Allora, di questo disegno cosa possiamo dire? Al contrario del precedente, la disposizione del foglio è orizzontale. Quindi, mamma. Quindi esatto, l'avvicinamento al materno. Okay. E si vede anche dalla parte del foglio che il bambino ha deciso di occupare. Bambino, bambina, Ale? Bambino. Bambino, che è la parte sinistra, che è la parte dell'introversione, del passato, del materno. Quindi è più vicino, diciamo, al lato materno. E ma poi... strano, perché di solito i bambini disegnano in mezzo, quindi già questo ci dà un... No, però lui è timido, è vero, un bambino timido che verso tende l'esterno. Verso... Sì, cioè, okay. Così molto... sembra, ecco. Sì, sì. Poi bisognerebbe capire chi sono i personaggi rappresentati. Io e lui. Beh, ma lei si assomiglia. Io e lui, con gli occhi azzurri, lei. Proprio io, uguale. È stato bravo. No, invece lui ha capito che eri tu. Io no, però gli ho detto bravo. Entrambi sorridenti. È importante in questo disegno l'utilizzo del colore, perché c'è il verde, che è il colore della vitalità, è il colore della natura, e quindi il colore anche delle emozioni, della realtà. E poi c'è anche però l'azzurro del però mare. Però c'è il mare molto mosso, io lì qualcosa direi. Però dove siamo noi è più piatto, hai capito? È azzurro, mosso è azzurro, e comunque l'azzurro rimanda al controllo razionale, al pensiero razionale. Quindi va bene. Insomma, superato. Diciamo bene, di sì. Sta bene. Prossimo bambino. Allora. Ma l'età conta tutto questo? Assolutamente sì, l'età dei bambini conta. Però più o meno da questo disegno si vede, per come disegna, che il bambino sì, è già in un... Perché io l'avrei fatto uguale, per cui ho 5 anni. No, anch'io. L'età è assolutamente condivido. Discriminante rispetto anche al discorso che facevamo prima, no? Scarabocco, certo. Piuttosto che disegno, come dire, possibilità questo, di comunicare. Vediamo. Questo disegno è di Daniel. Quindi Daniel, figlio mio. Di... Eccoci figlio qua. Quanti anni ha Daniel, almeno, quando ha fatto questo disegno? Sì. Qui probabilmente aveva sui 3 anni. Ok. Perché questo è un primo, quello che dicevamo prima, un primo scarabocchio che sicuramente avrà un intento comunicativo, però mi colpisce l'attrazione per i colori forti, che è tipico, sta proprio nella norma, tutto il foglio occupato, che rimanda anche all'egocentrismo del bambino, che ci sta in quell'età. Sì, sì. E quindi, insomma, è un disegno perfettamente standard rispetto alle linee evolutive. Cosmico. Niente, e mia poi figlia lui spiegava dopo che cosa aveva disegnato. Cosa aveva disegnato? E io quando riesco lo scrivo sotto, quella credo che fosse la nebbia davanti alla casa dei dinosauri. Ah. Vabbè, creativo. Ecco. Magari nelle non diventa un pittore, sicuramente ma sicuramente creativo. Uno scrittore. Ci piace il titolo, poi... Basta con gli altri. Quindi comunque sta bene, colore, sì, sta perfettamente nella norma rispetto a 3 anni, lo scarabocchio, diciamo... Mamma, basta acidi comunque. Sì, esatto. Ecco, dovrebbe essere nella fase di... È perché il fratello passaggio. Maggiore disegnava i dinosauri, lui non essendo in grado ha dovuto trovare una soluzione. La quindi nebbia. Quindi su imitazione. Cioè, sotto. Che così si vede male, capito? Poi, lì cos'è? Sempre Daniel, è lo stesso Daniel? È lo stesso, sì. Sì? Questo è sempre conseguente a quello precedente? Aia! Credo venga un po' dopo. Aia! Quanto questo dopo? Vedo più o meno sempre nero. Lo stesso anno, ma qualche mese dopo. Chiara, qua non va bene, bianco e nero, quella roba simbolo. Se posso poi dire, dipende da quello che gli metto davanti per disegnare. Esatto, stavo bene. Ah, quindi un bambino che disegna sotto stimolo? No, nel senso che loro ma vogliono disegnare. Ma no, che c'aveva la matita e non aveva i colori. Vogliono disegnare, esatto. Se c'è una matita, usano la matita. Ma se certo. C'è la biro, usano la biro. Se ci sono i colori, in sala usano d'attesa, quelli dal senza pediatra fare disegnerà il disegno con... e poi colorarlo. Ma è chiaro, non è che abbiamo sempre, dottoressa, gli acquarelli e le matite 84 colori. Magari, zitto, disegna, gli diamo la penna. No, cioè... un po' di praticità. Comunque questo disegno mostra un'evoluzione rispetto al precedente. Ha evoluzione? Certo. Nonostante il bianco e nero. Scusa, non vedi la papera?
La papera è un po' difficile, sicuramente il bambino ce lo voleva comunicare, però ha fatto ma è un po' una difficile. Forma. Sì. Anatra gigantesca che vuole mangiare un ragno. Però dico, c'è sicuramente un'evoluzione perché c'è una differenziazione nel disegno. Mentre prima c'era uno scarabocchio e c'era l'utilizzo del colore, qui forse la mamma non aveva gli acquerelli. Quindi passiamo sopra il bianco e nero. Esatto. Va bene, altro disegno. Altro disegno, allora... Questo, ci sono delle montagne e in questa bambina o bambino di chi parliamo? Kevin. Chi è la mamma di Kevin? Sono io, Elizabeth. La mamma di Kevin. Allora, Elizabeth, la mamma di Kevin. In questo disegno ci sono le montagne e personaggi a ridosso delle montagne, quindi sembrerebbe una ricerca del rapporto col materno. La montagna è il simbolo del seno materno, del materno. E mi sembra di capire, sì, che questo... che Kevin lo ripete spesso il disegno delle montagne, almeno in questo quaderno c'è più volte. Le montagne? Sì. Ma mi ricordo che lo disegna spesso quando torniamo dall'Africa. Ah, quindi è contestualizzato. Quando, sì, lui disegna le cose che lui ha vissuto lì, che le manca, che vorrebbe Kevin, tornare. Quanti anni ha Kevin, Elizabeth? Adesso ne ha 7. E quello quindi... lì l'ha disegnato che ne aveva 6. 6 anni. Un anno fa. Però torna questo elemento delle montagne, soprattutto se dice, tornando dall'Africa, probabilmente l'Africa rappresenta per voi una serie di, come dire, di esperienze, di vissuti. Beh, di radici proprio. Perché lì si sente molto più in famiglia, più coccolato, lì si sente bene. Infatti quando torniamo rimane, e non si sta vede. Bene, almeno per un po' di settimane. Eh beh. Anche perché gli spazi e ciò che si vede sono un po' diversi, no? Per un bambino che non razionalizza la differenza tra Occidente e Oriente e i privilegi che si hanno in Occidente, giustamente sarà un po' più bella l'Africa, no? A livello visivo, voglio dire. Certo, però qui c'è anche proprio il discorso delle radici, no? Del materno, quindi alle radici materne probabilmente. Giusto. E quindi questo stare a ridosso delle montagne, vicino, in vicinanza, in prossimità di... Ok, quindi un bambino che esprime quello, però con colori, quindi non ci sono particolari... Sì, c'è l'utilizzo del colore, c'è anche il bianco, cioè il disegno è parzialmente colorato, quindi c'è il verde, che dicevamo prima, la vitalità, c'è il blu, c'è il sole, che è il simbolo del legame, che splende alto nel cielo, del legame con i genitori, però c'è anche un cielo bianco, c'è anche una predominanza del bianco, e quindi in riferimento all'aggancio che mi ha dato la mamma, rispetto al fatto c'è che una in un sofferenza. Momento... Sì, allora, noi andremo avanti tra pochissimo ad analizzare altri disegni, a continuare a parlare di questo tema e ovviamente tanti altri anche con Piero Biondi. Tra pochissimo, dopo la pubblicità, vi aspetto. Bentornati a Mamma Mia che settimana. Allora, dovremmo avere una telefonata. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Ciao, buonasera, prego. Sono Zoriana e ho una bambina di 3 mesi. Sì. Volevo chiedere, io siccome ho la bambina che ha al dottore, il naso è sempre intasato, anche se con il leggeggio cerco di ripulire, però non riesco. Quale leggeggio, mi scusi signora? Praticamente le faccio lavaggi nasali, sì, e poi dopo aspiro. Sì. Ah, sì. Con l'aspiratore. Sì, lì. Sì. Sì. Però poi alla fine della fiera non riesco a ripulirlo bene. Ma di solito i lavaggi nasali vanno fatti in maniera energica e se c'ha quel attrezzo che serve per l'aspirazione, farlo altrettanto in maniera energica, in maniera tale che il naso sia sempre ben libero, perché il naso libero le assicura, o le assicura se è una bambina, una respirazione ottimale, soprattutto mentre ha la bocca impegnata a succhiare. Eventualmente provi a utilizzare, ci sono delle sostanze oleose che si trovano in commercio, come ad esempio l'olio gomenolato, all'1%, che dopo aver praticato l'aspirazione, la pulizia delle due narici, può dare questo senso. È come un po' se usassimo noi degli spruzzini per decongestionanti, soltanto che per i bambini i decongestionanti non si possono utilizzare, quindi questo olio gomenolato gli dà questa sensazione, anzi libera proprio le narici. Ma cosa può essere il fatto che lei dice che ce l'ha sempre intasato? Secrezioni, sono normali secrezioni che si formano, che sono un po' anche a protezione delle mucose. Ah, ok. C'è che si sveglia anche di notte delle volte. Certo, sì. Sì, la pulizia del naso è importantissima entro l'anno di età, è importantissima oltre l'anno di età, perché ricordo che ritirare su col naso
no? Il gesto che i bambini solitamente fanno perché hanno il naso con delle secrezioni fa sì che si accumuli del catarro nelle orecchie e poi lì parte tutto quanto il discorso delle otiti croniche, otiti catarrali e quant'altro. Certo, quindi sempre soffiare, naso sempre ben pulito. E anche quando è pulito, in India c'è un'usanza che tutte le mattine ci si lava il naso come ci si lavano i denti. Sì, sì, quindi sì, bisognerebbe, ma cioè, soprattutto una buona ha detto che ha 3 mesi e mezzo la sua? 3 mesi. Sì, ma lei può farlo 5, 6, 7 volte al giorno. Non c'è limite, tanto è acqua fisiologica, insomma. Va bene, allora grazie per aver chiamato. Grazie a voi. Ciao, 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 voglio sentire da Filippo se stanno arrivando commenti sul nostro iPad. Domande? Sì, un po' di domande. Alice scrive, un foglio pieno di puntini colorati, cosa vuol dire? Dottore, no, saluto. Non dice quanti anni ha il bambino? Sappiamo solo un foglio pieno di puntini colorati. Sì. Questo esatto. È poco. Però è scarlatina, è un po' poco. Non sappiamo allora, l'età. Andiamo avanti. Non sappiamo l'età, i colori. No. Ok, certo. Proviamo questo qua. Francesca scrive, ultimamente mia figlia di quasi 3 anni colora sempre col nero. Quel tuo bravo, hai capito? Grossi problemi. Spero che sia solo un momento temporaneo perché è una cosa che proprio non mi piace. No, non va bene. Beh, certo, come ho detto prima, il nero comunque non per forza è sintomo di disagio, però comunque è, se non altro, ansia. Il bambino ci sta comunicando qualcosa, un momento specifico che sta vivendo, dice bene la mamma quando scrive, speriamo che sia solo un momento. È importante vedere anche la ripetitività, se continua oppure se ma il fatto magari di nascondergli il pennarello nero e fargli avere no esatto. Fargli... ma l'emozione gli resta dentro da dentro non si può togliere, ma no, bisogna tirarla fuori, è uno spingerlo dolcemente verso il giallo che si trova lì per caso sul tavolo, sulla negazione. Cami, sì? C'è un altro qua che Barbara scrive, il mio di quasi, questo è interessante, il mio di quasi 5 anni quando disegna le persone non include le braccia ma fa partire dall'inizio del busto grandissime mani con 5 ditacce, arrivano fino a terra e sembrano delle ali. Beh, però potrebbe anche essere arte questa, o no? Grossi problemi. Bisogna, allora, come dicevo prima, il disegno è del disegnatore, bisognerebbe conoscere il bambino e il contesto, però indicativamente l'omettere le braccia potrebbe farci pensare a qualche disagio nelle relazioni sociali, perché le braccia sono, come dire, il nostro aggancio con l'esterno, le mani sono quelle che ci permettono anche il contatto con gli altri, quindi orientativamente... Però faceva le mani lunghissime, poverino. Le dita, ma non le braccia, quindi le dita sono allungate. Va bene. Qualsiasi disegno, grossi diciamo disagi. Praticamente. Non necessariamente. No. Il suo no. Però diciamo, chi ci sta scrivendo, effettivamente se ci scrive è perché qualche dubbio ce l'ha, se no non... Penso no. Anch'io. Sicuramente omettere parti del corpo è sempre comunque... diciamo, bisogna farci un pensiero. Basterebbe un pensiero della mamma. E poi... soprattutto un'attenzione a rivedere che questa cosa non si reiteri in tutti i disegni. Esatto. Ma in quel caso cosa è giusto fare? Corso di parlare, cioè a un certo punto dico, va bene, amore mio, cioè come si fa? Utilizzi il nero, non metti il fumo nel camino, subito sei senza le braccia, o ti mando dal dottore, oppure come si fa a chiedere a un bambino cosa c'è che non va? Un bambino piccolo, stiamo parlando di 3 anni. Ma innanzitutto osservarlo nelle sue relazioni. Però all'asilo non ci contesto. Siamo, tutte le paranoie che uno si può fare a casa, magari lui non le comunica. Non posso ci suggerire? Stiamo. Secondo me anche facendogli fare con dei pupazzi un gioco simbolico, provare noi a coinvolgerlo, no? Provargli a fare questo sei te, facciamo che andiamo a inscenare una scena di vita domestica. Oppure? Certo. Ma sì, poi... Ma Laura, scusami, anche te hai 3 maschi. Sì. Si metto a giocare con mio figlio con 2 pupazzi, di me non ne basta. Sì. No, a parte gli scherzi, vorrei una risposta, cioè come fa una madre che ci sta seguendo, se il proprio figlio disegna nero oppure ha questi problemi a casa, o comunque può avere questi... Qual è il giusto approccio per chiedere di questo disagio? Allora, innanzitutto il confronto, dicevo, con i contesti di vita del bambino. Ovviamente la mamma non sta a scuola con il bambino, però la possibilità di parlare e vedere come è percepito, per esempio, dagli insegnanti, dai compagni, di osservarlo in interazione di gioco con un amichetto. E poi chiedere al bambino per massimi sistemi, non andare direttamente, ho visto del nero nel disegno, mi vuoi dire qualcosa? Cercare, cioè, di capire anche in altre aree come si muove il bambino, se avverte delle difficoltà. Questo è, perché in genere un genitore attento coglie, non dico il disagio, ma il cambiamento del figlio, questo certo. Riesce a cogliere. Quindi comunque è giusto andare a chiedergli, cioè, va tutto bene all'asilo, così c'è, cioè, proprio chiederglielo. Va bene, no, Piero Biondi ride perché sa le paranoie di noi mamme che abbiamo.
Beh, una volta alla settimana il check lo faccio. Certo. Anche soprattutto quando mi dicono mi hanno messo in castigo, voglio sapere perché. Certo, no, è giusto. Ma io penso comunque che sulla storia dei colori uno deve partire anche dal discorso che se lui ha a disposizione tutti i pennarelli e ne sceglie uno per colorare, allora già quello è molto più indicativo. Però giustamente, come si diceva, se ha una matita a disposizione, certo, o una penna rossa, è quello chiaro che è. Poi non si può giudicare, certo, una cosa del genere. Certo. O giudicare, perlomeno, scusami, interpretare. Certo. Allora, andiamo a vedere un attimo le nostre tre mamme a che punto sono della loro vita e dei preparativi, anche perché c'è chi sta partendo. Torniamo tra pochissimo in studio dopo il nostro docu reality. Fa sulla cacca? È di tutto fa. In braccio a me. Te l'ho detto. Jacopo in questi giorni sta bene, devo dire. Purtroppo gli è ritornato un po' di raffreddore, però insomma, con tutte le cose che io ho da fare, vai al centro per l'impiego, vai all'ASL, vai in ospedale, probabilmente tutti questi sbalzi di temperatura non gli fanno bene. Ci cambiamo? O ti cambia? No, non ti cambia la zia, dai, che la zia deve stare tutta piegata. Non me lo ricordavo che potesse così. Mi sembra di notare che da quando lo allatto un po' più, con degli orari un po' più regolari, anche le coliche siano migliorate. Poi, non lo so, quando andiamo via da casa nostra e andiamo o a casa della zia o a casa dei nonni, le coliche spariscono, perché spariscono tutti i suoi problemi di stitichezza, devo dire. Oh signore. Chiara, sono disperata. Cosa hai fatto, amore? Sarai un monello, Non è una sciarpa. Perché non lo apri? Vedrai che è un vestito. Abbiamo tre posti, ma abbiamo chiesto un'area più grande. Hanno un lettino che fissano al sedile, in cui si può mettere dentro il bambino a dormire. Mi vedi? Non ti vedo. Dove sei andato? Guarda la mia magia. La vedo. Credo di riuscire a capire un po' di più, James. Di solito non piange spesso. Dobbiamo trovare una parola. Una parola che pronunci quando fai le magie. Così puoi scomparire e riapparire. Con Matthew non c'è molto da fare. A volte è il malessere del viaggio e la pressione nelle orecchie, quindi l'unica cosa da fare è consolare i bambini il più possibile. Lui ti fa passare tutto, te l'ho sempre detto. Vero papà, che siamo preoccupati, che non c'è passato il finanziamento della macchina per una stronzata di 30-74. Con latte artificiale, il primo latte artificiale ha iniziato a prendere peso, comunque stava abbastanza bene. Purtroppo dopo un po' sono incominciate le coliche. Che alla mamma non gli hanno mandato... Non mi hanno dato neanche la disoccupazione. Vedi un po' te, hanno negato la disoccupazione. Era molto nervoso, piangeva sempre, se non dormiva piangeva, era molto inconsolabile. Il cambio del latte a 20 euro ogni 400 grammi. Ho deciso di chiamare ancora il pediatra, mi ha detto a questo punto di cambiare ulteriormente il latte un'altra volta e niente, adesso gli diamo un altro latte proprio specifico per coliche, stipsi. Però papà, che però ce la facciamo? Altro che Monti, mica Monti. Qua c'è Antonio e Debora. Allora Piero, abbiamo visto le preoccupazioni di Shell nel fare volare i bambini, soprattutto quello più piccolo. Uh-huh. Qua, l'abbiamo già detto, però ripetiamolo perché sì, non tutti ci guardano tutti i giorni. Quali sono le precauzioni? Non ci sono controindicazioni a prendere un aereo, andare su anche in altitudine. L'importante è munirsi di un biberon con l'acqua, con il latte, in maniera tale che i bambini bevendo possano, e quindi deglutendo, possano liberare le orecchie o quel senso di attundimento che si ha nelle orecchie quando si va in alta quota. Perché noi cosa facciamo? Noi deglutiamo oppure mastichiamo una gomma da masticare, appunto. Ma poi posso dire, siamo tutti molto più preoccupati delle orecchie quando in realtà, secondo me, i rischi e
i tranelli dell'aereo si nascondono molto di più nel sistema di condizionamento, di aerazione. Cioè, credo esatto. che l'aria condizionata a un bebè per 8 ore in Milano New York faccia peggio. Non fa bene a noi, figuriamoci a un bebè. Esatto, certo. No? Che piuttosto della roba delle orecchie. Sì, o sì. no? E in questo caso non si può mettere la mascherina al bambino, no? No, mascherina no. È troppo esagerato. Sì, no, no, la mascherina no, basta coprirlo. Tu dici per quanto respira, oppure per il freddo anche dell'aria condizionata? No, non per il freddo, per le cose che si respirano, cioè... No, la mascherina non c'è, no, non c'è no, modo, lì no. Bisogna no, rischiare. Intanto bisognerebbe portarli quando già hanno avuto hanno praticato una vaccinazione, perché quella roba lì è importante. Bene, ok, va bene, direi che abbiamo... Però non volevo instillarti no. una... No, no, quindi prima però delle prima vaccinazioni no. Eh sì, perché sai, sono ambienti sempre chiusi, dove ci può essere sempre una diffusione di microrganismi più elevata. No, assolutamente, lo so bene, per certo. quello dico. Quindi l'unica cosa è il vaccino. No, intanto una prima vaccinazione può servire una prima protezione, se sono degli esserini molto piccoli. Va bene, ci penserò. Okay. Invece, allora, stiamo parlando di arte, di creatività, di disegni. E allora, un altro modo per essere creativi è sicuramente quello di usare le mani, quindi non solo per disegnare, ma anche avere una manualità. E allora c'è chi è venuto a trovarci, e lui si chiama Gino Chabot, e ha inventato questa falegnameria per bambini. Cioè, è un progetto che evidentemente... include i bambini in un pensiero di pinze, martello e chiodi. Mi fa un po' paura l'idea, però. Allora Gino, buonasera. Come è nata l'idea? Si è ripassato un microfono? Prego. Beh, come è nata l'idea? Non dico per caso, però un pochino sì. Forse dal mio punto di vista personale, dalla mia voglia di comunicare certe cose. E praticamente sono un po' partito dalla bella esperienza che ho avuto la fortuna di vivere ancora come villaggio di montagna. Io sono della Valle d'Aosta, villaggio di montagna e l'esperienza proprio agricola montanara, e quindi la manualità è sicuramente un linguaggio estremamente importante, e anche la dimensione collettiva del lavoro, cioè il fatto che nel villaggio ci fosse questa grossa attenzione alle cose collettive, quindi alla gestione collettiva dei capifamiglie, ma insomma di tutto quello che era la vita del villaggio per tutta una serie di aspetti. Sono partito un po' da lì come stimolo, e poi diciamo mi è successo durante l'ordinario servizio militare che diciamo, è successo il terremoto in Friuli. Ero lì durante quegli anni, quell'anno, e per caso, casualmente, noi facevamo come squadra diciamo tettoie per i campi tenda dei terremotati, e sono finito in un campo scuola anche. Io mi ero portato da casa degli attrezzi molto piccoli, diciamo miniatura, ecco, proprio miniatura quasi, insomma, e ho cominciato a fare, non so, degli uccellini, dei fischietti, delle cose con delle robe, che dei legnetti che c'erano lì nel bosco, vicino a questo campo tenda. E da lì è nata un po' l'idea, insomma, cioè di far lavorare i bambini, insomma. Cioè, ho visto che c'era un grosso entusiasmo intorno a questa cosa. Quanti anni hanno più o meno i bambini che frequentano i tuoi laboratori? Ma diciamo dai 3 anni in su, dai 3 al, diciamo, prevalentemente dai fascia materna elementari, ecco com'è. E secondo te, appunto, questo tipo di insegnamento, di manualità e di creatività ha anche, al di là dell'essere un ottimo passatempo, quindi un ottimo gioco, mm-hmm, anche invece un intento più pedagogico? Ma io penso di sì. Adesso io vado a livello intuitivo, però intanto secondo me, per quello che è la mia esperienza e per quello che posso intuire io, appunto, è proprio una sensibilità che si sviluppa soprattutto nei primissimi anni di vita. Cioè, io credo che i bambini piccoli soprattutto abbiano una naturale curiosità alla sensibilità, al tatto, al percepire i materiali, al principio dell'inerzia, del movimento, tutta una serie di sensibilità che poi formeranno la manualità, la capacità manuale che ci sarà dopo. E quindi proprio questo dal punto di vista proprio della cognizione. Certo, insomma. Immagino che i bambini si divertano, anche se forse le mamme si preoccupano un pochino. I pericoli ci sono stati incidenti? No, sono 18 anni che faccio questa attività con le scuole prevalentemente, ma insomma con bambini anche molto piccoli. Abbiamo superato le 100.000 ore di lavoro fatte dai bambini e non sono mai successi incidenti, quindi anche il dato statistico, diciamo così, infortunistico è buono, è positivo. Sicuramente c'è stato un grosso lavoro di prevenzione, nel senso che questi attrezzi, questi banchi che io porto nelle scuole o in giro o adesso nella fattoria didattica a Vernasca, insomma,
sono stati molto pensati, cioè c'è stato un lavoro di un anno abbondante più tutte, diciamo, le successive elaborazioni proprio per la parte sicurezza, diciamo, cioè tutti attrezzi modificati con accorgimenti proprio tecnici che rendono questi attrezzi molto sicuri. Certo, e più o meno che cosa riesce a costruire quindi un bambino di 3 o 4 anni da solo? Ma diciamo che i 3 anni diciamo che si stufano un po' prima, reggono circa un'ora e mezza, e di 4-5 anni reggono tranquillamente le 2 ore e mezza, 3, quindi anche la curva di attenzione è notevole, certo, rispetto all'età. Cambia. E fanno in genere in un incontro, cioè quindi in questo tempo di 2 ore e mezza, 3, un oggetto da portarsi a casa. Ah. Quindi può essere una macchinina, uno scavatore, un animale, un aereo, con il tuo aiuto? Sì, io do degli input tecnici, cioè io supporto tecnicamente, nel senso gli chiedo cosa vuol fare, lascio in genere a lui la decisione su cosa vuol fare e gli dico, magari diciamo che approfitto un po' del mio ruolo un po' mitizzato, no, che il bambino ha rispetto alla figura intanto maschile nelle scuole materne, questo è importante, certo. Ma vabbè, un dettaglio. E poi approfitto, dicevo, di questa figura per suggerire degli accorgimenti tecnici che fanno sì che il giocattolo che lui costruisce poi durerà nel tempo, non si romperà presto, insomma. Quindi, sarà qualcosa di... Quindi, se qualcuno all'ascolto volesse partecipare ai tuoi laboratori, ci dai un indirizzo mail, come si fa, dove... Ma io ho un sito, oppure c'è quello della fattoria didattica in cui adesso lavoro molto, c'è la fattoria didattica ai Campi di Vernasca. Oppure in Val d'Aosta ho un laboratorio fisso che sto attrezzando adesso, diciamo così, nella mia falegnameria vera, quella dei macchinari. Sto ridimensionando la parte dei macchinari per creare uno spazio per i bambini. Benissimo. Sì, una riflessione, secondo me è ottima questa cosa, perché nelle nostre società si enfatizza molto l'apprendimento mentale dei bambini, pochissimo la manualità e la produzione di un prodotto tutto loro, dall'inizio alla fine, quindi ha un valore immenso, secondo me. Bravissimo, mi dispiace. Quindi grazie che non ci mille sia. A Gino Chabot, sì. E ai suoi laboratori di falegnameria. E sempre in tema di arte, voglio farvi vedere un RVM di Arno Stern, che è un artista di origine tedesca che nell'immediato dopoguerra si ritrova a lavorare in questo centro dove accoglieva dei bambini orfani, e quindi intuì e capì che con questi bambini c'era bisogno di lavorare con l'arte, c'era bisogno di farli divertire, sì, ma anche attraverso la creatività e, come si diceva all'inizio puntata, proprio il fatto di poter tirar fuori delle emozioni che evidentemente non riuscivano a parole. Questo lo fece in un laboratorio speciale attraverso la pittura. Vediamo. Il Clouliot esiste da una 60ina di anni a Parigi, dove l'ho creato, e accoglie persone di tutte le età. I bambini vengono regolarmente nel Clouliot, una volta alla settimana e di preferenza per molti anni. Alcune persone frequentano il Clouliot da 20-30 anni e anche di più. Vengono per giocare a dipingere, perché il Clouliot propone il gioco del dipingere. Va precisato che il gioco del dipingere è diverso dall'arte del dipingere. Infatti l'arte di dipingere ha per obiettivo la creazione di un'opera, mentre nel Clouliot non esiste alcun obiettivo. Nessun seguito, solo il momento vissuto ha importanza e non c'è produzione. Quando dei genitori vengono a parlarmi con l'intenzione di scrivere un bambino, io spiego loro che non prometto nulla se non il piacere del gioco, perché i genitori a volte si aspettano qualcos'altro. Si domandano se il bambino ha talento, se per esempio è portato per il disegno. Altri genitori si chiedono se il bambino risolverà i suoi problemi. E io spiego che non si tratta di una terapia, che non è arte, che non è richiesto nessun talento, che si tratta di una capacità naturale che in questo luogo viene stimolata, una capacità che è presente in ogni essere. Tutti i bambini dovrebbero poter vivere il gioco del dipingere, quali che siano le motivazioni dei genitori, e nessuno può prevedere ciò che succederà qui. Non è come imparare a suonare uno strumento che richiede allenamento, esercitazioni e un lungo periodo di apprendimento. Nel Clouliot invece tutto è immediato, perché è qualcosa che ognuno di noi ha in sé, una necessità per ogni persona e per la quale servono semplicemente delle condizioni particolari affinché si possa manifestare.
Bene, quindi abbiamo visto anche Arno Stern e la sua idea di arte. Adesso andiamo un attimo in pubblicità, torniamo tra pochissimo con le ricette di Laurel Evans. Ci sarà anche Laura Sidoti e anche ovviamente l'angolo di Piero Biondi. Tra poco. I'm gonna want the job in settimana. Allora, in questo giovedì vedo, devo dire che la tua maglietta oggi e i tuoi orecchini molto intonati con la puntata, visto che stiamo parlando di arte, di colori. Sì, un po' Pollock. Si intonano anche bene con la tua ricetta. Sì, oggi vedi? È giornata più colorata. Sì, sì, è più verdura, strano per te. Lo so, ma non ti preoccupare, arriva il resto, arriva il resto. Okay. No, oggi facciamo una cosa simpatica che sono i pocket pies, cioè la torta salata tascabile, sarebbe la traduzione. Okay. Come se fossero delle empanadas argentini. Quindi qui ho fatto uno soffritto con carota, cipolla, sedano. Sì. In realtà questa ricetta è perfetta per gli avanzi. Puoi mettere dentro di tutto, qualsiasi carne avanzata, verdure, quindi è anche un modo simpatico di far mangiare la verdura ai bambini. Certo. Quindi, occhio perché Laurel non ha mai fatto mangiare verdure ai bambini, quindi questa è un'eccezione che noi accogliamo con piacere. Quindi qui ho questo soffritto che ovviamente l'ho fatto con burro, però si potrebbe anche fare con olio, certo, volendo. Ma tu cos'hai contro l'olio d'oliva, tesoro? Non voglio capire. Ma no, non è nella mia tradizione. Capito, ma un soffritto col burro non si può sentire. Ma no, perché poi fai una specie di besciamella, quindi la besciamella si fa col burro invece. Ah, ok. Ok, quindi vedi che butti qui adesso la farina. Butto la farina. E poi questo è il brodo di pollo che ho ottenuto cuocendo il pollo, l'acqua di cottura e brodo. Quindi questo lo faccio tostare un attimo la farina e poi aggiungo il brodo. Quanto? Cioè sono 350 millilitri. Ma a quindi livello di vista devi coprire tutte le verdure proprio? Sì, sì, sì. Ah, quindi tanto, ok. Sì. Cioè devi proprio affogare le verdure nel brodo, esatto, ok? Esatto. E questo poi lo fai andare finché non si radenzi un bel po'. Sì. Aspetta che alziamo così diventa più radenzato e diventa una crema, tipo come se fosse una besciamella. Sì. In frattempo, questo è un disco di pasta brisée, quella già comprata pronta. Con una ciotolina fai la misura. Quindi poi con un coltello. E la pasta brisée, non la pasta sfoglia, perché la pasta sfoglia se non si gonfia è impossibile da utilizzare. Sì. Questo fai il disco, fai vari e poi con i pezzi che rimangono poi riempasti, stendi e puoi fare un altro pezzettino. Certo, sì. Quindi questo è il nostro è la piadina, chiamiamola così. La piadina. Poi facciamo finta che questa fosse già radenzata, crema, bella cremosa, eccetera, che dovrebbe andare avanti tipo 5 minuti, quindi non abbiamo il tempo. Va bene. 200 grammi di carne di pollo, qualsiasi, tritata, che la aggiungiamo. E la buttiamo dentro questa brodaglia. Sì. Anche il parmigiano. Sì. Che dà molto gusto. A questo punto a me piacciono aggiungere anche i piselli, anche congelati direttamente qua, vanno benissimo. Direttamente ancora congelati? Congelati, li butti qui dentro, si sciolgono, tanto si sciolgono, si scongelano un attimo. Ah, ok. Quindi questo poi lo fai raffreddare leggermente, se no si scioglie tutto l'impasto qui. Sì. Quindi noi facciamo finta che sia dovrebbe essere un pochino più denso, però fai questo bel ripieno. Sì. Poi, e poi lo chiudi a modi. Lo chiudi. Sì, sì, proprio come se fosse una un fagottino. Sì. Lo chiudi bene. Uova poi con sopra. Una forchetta fai tutte le decorazioni intorno al bordo. Sì. Che giro. Quindi sono proprio come delle empanadas argentine. Sì, 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 un po' sì. La pasta è leggermente diversa e sono meno speziati, perché empanadas argentine spesso hanno il pimiento dentro. Fai due buchi con la forchetta così esce tutto il vapore. E spennellare con l'uovo. Questo è l'uovo intero con un goccio d'acqua dentro che lo aiuta a stendere meglio. Ok. E vediamo il risultato finale. Il risultato finale sono questi fatticissimi, calli, croccanti. Filippo, abbiamo l'aperitivo stasera. Posto.
pocket pies, li metti nella tasca e sei a posto. Sì, magari non letteralmente nella tasca, però effettivamente per fare un picnic al parco sono comodi, sono piccoli. Grazie mille allora a Laura Levens, che a ci troviamo domani. Yes. Mi raccomando, tornami alle ricette porche, perché sennò mi preoccupo di questa tua vena troppo salutista. E invece io passo la parola a Laura Sidoti per il suo Come glielo spiego. Oggi è Perché non sono battezzato. Allora, che ieri al parco ho sentito Olga, la figlia della mia amica Cristina, che spiegava così ai miei figli perché lei non era battezzata. La nonna ha battezzato i suoi figli, ma la mamma non crede in Dio e quindi mi ha lasciato la libertà di scelta. Prima voglio capire bene che cos'è la religione, poi sceglierò. Adesso ho studiato un po' di religioni a scuola, ma non ho ancora capito bene se ci sono tanti dei o un solo Dio. Lei ha detto così. La mia amica Anna, invece, ha spiegato alla figlia le ragioni della sua scelta dicendo che la mamma non crede ai riti, ma crede nello spirito. Io spero che Gesù, Dio o chi per lui accolga le creature nel momento in cui vengono al mondo. Quindi non c'è bisogno di un po' di acqua versata sulla testa, dice lei. Però ho capito che era il caso di dare qualche nozione di cristianesimo alla figlia quando 2 anni e mezzo è entrata per la prima volta in una chiesa e un po' preoccupata ha chiesto alla nonna chi era quel signore appeso lassù. Tanto per dire che quindi un pelo bisogna parlare. L'iconografia cattolica non è proprio leggerissima. Però bisognerebbe, almeno viviamo in Italia, siamo circondati dappertutto. Jenny invece, mia cugina, la mette sul piano dell'impegno che il battesimo implica per noi genitori, cioè crescere i figli dandogli un'educazione cristiana. Tuo papà ancora un po' non sa neanche da che parte sorge il sole e non crede in Dio, gli ha detto. La mamma invece è buddista da 20 anni. Bene. Io non me la sento di crescerti trasmettendoti un messaggio che non condivido, che non è quello dell'amore e del perdono di Cristo, gli ha detto, ma è quello della Chiesa Cattolica. In effetti molti genitori non si sentono a proprio agio nell'esprimere la loro fede e non hanno le parole per parlarne, quindi così preferiscono mettere la cosa con i figli. Altri amici invece la spiegano rifacendosi alla storia del cristianesimo. Guarda che nelle prime comunità cristiane erano gli adulti a battezzarsi e io e il papà pensiamo che tu dovresti fare questo percorso spirituale in autonomia prima di arrivare al sacramento, che per noi non va imposto ma deve essere un atto volontario. L'amica Betta invece dice che quando i figli glielo chiederanno spiegherà che se sceglierai di battezzarti o meno quando sarai grande, perché io nel papà volevamo farti entrare in una comunità senza che tu ne sapessi, ne te ne rendessi conto, e non condividevo questa cosa dell'acqua salta e spersa a tradimento su di te. Allora un'altra invece dice: non ti ho battezzato perché non credo che l'uomo nasca con il macchiato di alcun peccato, né credo che ci sia bisogno di ricevere un battesimo per accedere alla salvezza o alla vicinanza a Dio. Molti dicono di non farlo perché vogliono lasciare la scelta ai figli, però di solito i cattolici praticanti, i miei amici, ribattono sempre a questi: guarda che battezzarlo e crescerlo nella fede gli darà i mezzi per esercitarla in futuro, quando sarà più grande e con cognizione di causa, e inoltre gli schiude le porte di una vita spirituale. Triste non dare nessuna direzione allo spirito di un bambino che comunque è libero di correggerlo in corsa. Un amico infine ha risposto così: nonostante i nonni insistessero tanto, non ho voluto battezzarti perché come papà penso che sia mio compito aiutarti a diventare una persona autonoma, osservare tutto quello che ti circonda, interiorizzarlo, elaborarlo con delle opinioni tue. Vorrei che apprezzassi appieno l'insegnamento di Cristo, il legame fra vita e divinità che ti darà il battesimo quando ne avrai l'età. Benissimo, grazie a Laura Sidoti, angolo del pediatra. Allora, bimba di 9 mesi, la pediatra mi ha detto di non dare uovo e pesce prima dell'anno, ma non è una linea condivisa? Non è una linea condivisa neanche da me, nel caso in cui possa esserci un'allergia materna o paterna, perché questo potrebbe portare eventualmente ad una ipersensibilizzazione da parte del bambino verso degli alimenti che possono essere l'uovo e il pesce, perché sai che sono molto allergizzanti, sì, anche in età molto giovanile. Cioè, quindi voglio dire, quando aspettare? Quindi se c'è questa familiarità per allergia, almeno dopo l'anno, l'uovo e il pesce. Dopo l'anno. Mio figlio ciclicamente soffre di violenti attacchi di vomito. Abbiamo fatto varie indagini, ma sembra non ci siano cause fisiologiche. Può dipendere dallo stress scolastico, quindi non dice l'età, però è già in età scolare. Sì, potrebbe anche essere lo stress dovuto allo... Sì, sì. Anche come momento di reazione, a volte i bambini hanno questo atteggiamento psicosomatico di questo tipo qui. Poi c'è una mamma che ci chiede quando è necessario somministrare il paracetamolo ad un bambino di 4 mesi. Io sapevo sopra i 38,5, ma alla ASL dopo il vaccino antimeningococco mi hanno detto di non aspettare quella temperatura ma di somministrarlo già intorno ai 37,8.
Ma allora la febbre per definizione è 38, per cui che tu la misuri rettale, tu sai che bisogna scalare di mezzo punto, per cui la febbre diventa se è 38 e mezzo rettale vuol dire che è 38. Di solito la somministrazione degli antipiretici convenzionalmente soglia. Si viene quindi data sui 38. 38 poi e mezzo rettale. Non c'entra niente con la vaccinazione nella fattispecie, no. Però se c'è la febbre è 38 e quindi la somministrazione dei... Sotto il bambino si tiene la febbre che non succede niente. Benissimo, grazie a Piero Biondi, grazie a tutti i nostri ospiti. Io vi do appuntamento domani, sempre alle 17.40 sulla 7D per un altro appuntamento con Mamma Mia che settimana. Ciao, grazie per averci seguito.